Buongiorno, si apre anche oggi la cucina di Due Chiacchiere in Cucina. Siamo pronti per cominciare, ovviamente pronti per regalarvi queste due ricette come ogni puntata del nostro meraviglioso programma. Ovviamente non cucino io, ma cucinano i nostri cuochi. Cloud in the Clouds, oggi è il tuo turno, come tutta questa settimana, ovviamente. Oggi è il mio turno. Eh sì. E tra l'altro, cara Claudia, ovvero Claudia Sgarbossa, il Cloud in the Clouds, io poi ci sono arrivato, del fatto di nuvole, tu che hai vissuto per molto tempo in Messico, quindi Messico e nuvole, è quello? È quello, il nome nasce proprio da lì, da questo appunto richiamo a Messico e nuvole. Sono anche un po' con la testa sulle nuvole, eh? Ah, quindi c'è questa, esatto, cosa. Esatto, poi Clau è il diminutivo comunque del mio nome, e tutti mi chiamano Clau, e quindi la cosa filava, insomma, aveva tutto un senso. Poi tra l'altro pettegolezzi dell'ultima ora, e abbiamo scoperto che tua figlia Benedetta ti prende in giro proprio, sì, per questo. Sì, ma entrambi i miei figli non si fidano moltissimo di me, mi chiedono sempre, sei sicura? Ma sei proprio bello, sicura? Bello, mi vuoi rassicurare. Sì, quando la tua famiglia ti apprezza è sempre bello. Ma noi ti apprezziamo perché hai delle idee geniali, semplici da creare, con pochi ingredienti ma veramente di grande effetto. E oggi cosa faremo? Oggi faremo come prima ricetta una tarte flambée, che è praticamente una focaccia, ma poi te la descriverò. Perfetto, se la facessi io dettagli. Sarebbe proprio tarte flambée, nel senso andata a fuoco, però invece questo avrà un senso. E poi? E poi vi porto sempre volentieri un dessert. Questo è proprio un dessert ed è un semifreddo allo yogurt con i frutti rossi. Oh, che bontà, ecco, lo sapevo, poi mi viene fame, avete capito perché mi viene sempre fame. Ma comunque rimanete con noi, vi lasciamo a pochissima pubblicità, noi ci beviamo un buon bicchiere d'acqua prima di cominciare e dopodiché rimanete con noi perché tante sono le idee che scoprirete oggi. Eccoci pronti, Claudia Sgarbossa, ovvero Cloud in the Clouds, e io siamo pronti per introdurvi in questo viaggio meraviglioso. Oggi andiamo in Francia praticamente, sì. Insomma si chiama così, tipo tarte flambée, uno si immagina che sia francese, a meno che non sia un qualche dialetto italiano strano. È una ricetta alsaziana. Alsaziana. Sì, per la precisione. Perché quindi sazia. Esatto. Lo so, la giornata è così, oggi che ci posso fare? Oggi è così, oggi è così. No, si chiama tarte flambée, appunto, nome francese. È anche una ricetta tipica di altri paesi di lingua tedesca, ma ha un nome impronunciabile. Quindi teniamo l'Alsazia per comodità. Esatto, teniamo il nome alsaziano. Si chiama tarte flambée, appunto fiammeggiata, perché nell'antichità tu sai che ogni paese aveva un forno comunale, un forno comune, e la gente un giorno alla settimana, solitamente la domenica, andava a cuocere il pane in questo forno. Sì. Quindi prima che si creasse la brace e c'era il fuoco vivo, le famiglie cucinavano questa focaccia senza lievito, che quindi veniva a contatto con le fiamme. Che bello! Quindi per ottimizzare i tempi, sfruttare il fuoco nel migliore dei modi. Allora, abbiamo capito la storia di questo piatto meraviglioso, adesso andiamo a vedere che ingredienti ci occorrono per prepararlo. Allora, serviranno 500 g di farina zero, un tuorlo, 200 ml di acqua, 3 cucchiai di olio d'oliva, extravergine di oliva ovviamente, 8 g di sale, 200 g di panna acida, 2 cipolle rosse, 200 g di sfilacci di cavallo, un pizzico di noce moscata e ovviamente sale e pepe quanto basta, insomma, per aggiustare il sapore a vostro piacimento. Pronti con gli ingredienti? Ecco, vedi, pochissime cose, acqua e farina. Dall'acqua e la farina hanno origine un sacco di belle ricette. Sì, lo so, posso dire una cosa, scusatemi, è che quando lei dice poche cose,
ok? Capito quanto comincio a raccontare? Così di solito vuol dire che viene fuori una cosa meravigliosa. Speriamo. Crei un capolavoro. Allora, in tutto questo, il farina. Farina, io ho già messo il sale, appunto, indicato dentro la farina. Questa focaccia non c'è lievito, quindi non abbiamo quel problema che il sale è a contatto con il lievito. Perché? Aggiungiamo. Sale e lievito, sì. Dicono che tende a bloccare un po' la lievitazione, okay. Quindi nel primo momento bisogna tenerli lontani. Aggiungiamo il tuorlo. Ecco, questo non lo sapevo, quindi se una persona si usa il lievito, il sale lo mettete alla fine. Lo mettiamo alla fine, io per esempio lo aggiungo quando ho già iniziato addirittura ad impastare, che così intanto si sono già amalgamati gli ingredienti. Qui il lievito, avete visto, non c'è e quindi questo problema non si pone. Esatto. Mettiamo il nostro olio d'oliva buono. Il nostro olio d'oliva buono, che questo contribuirà a renderlo fragrante e croccante, che sono caratteristiche che nella panificazione sono sempre apprezzate, diciamo così. Quindi anche tu sei quella che va a prendere il pane e ama fare lo scroc, scroc. Sì, sentire il profumo, infatti proprio anche il suono del pane, il suo perché. E vedi che come sempre impasterò con le mani. Quindi diamo una prima mescolata con la forchetta, in modo tale che le cose si amalgamino e poi daremo una bella impastata a mani pulite. Senti, ma giusto perché mi piace, oggi ho voglia di stimolare i ricordi messicani di Claudia, ma per esempio il rumore del pane, lo scroccio del pane in messicano, che poi è lo spagnolo latino, no? La lingua. Sì, esatto, la lingua diciamo è lo spagnolo, però ovviamente ha tantissime varianti. Io la trovo anche particolarmente ricco come spagnolo, perché ha delle espressioni e dei modi di chiamare le cose e che nello spagnolo, diciamo, di Spagna non esistono. Comunque si dice crujiente. Ma quando è croccante? Quindi è proprio crujiente. E senti crujiente, cioè ti dà già l'idea del rumore del pane. Poi non vi preoccupate, perché appena dite questa parola qua escono i mariachi. I mariachi e suonano dietro di voi. Quindi. Ok, allora guarda, io aggiungo un altro po' di farina perché mi si stacchi dalla ciotola e l'impasto è pronto. Pronto? Sì, perché qui facciamo tutte delle cose velocissime, perché a casa le devono tutte replicare. E quindi quando vedono che l'impasto è bello liscio dopo 2 minuti che l'ho mescolato con le mani. Ma è pazzesca sta cosa, perché effettivamente è un'arte anche questa, cioè il fatto di riuscire a creare delle cose interessanti, belle anche da vedere, perché poi vedremo insomma come perfezioneremo anche l'estetica di questo piatto, ma è qualcosa che non si conosce, un piatto nuovo, in poco tempo, quindi senza dover fare procedimenti lunghissimi, esatto, anche per chi passaggi. Magari non è adesso a stare in cucina. Esatto, quindi magari come prime volte ti viene più voglia di provare una cosa che ti richiede poco impegno, no? Quindi allora questo panetto non deve lievitare, perché ovviamente lievito non c'è, deve semplicemente riposare per 10 minuti. Okay. Noi fingiamo che abbia riposato. Sì. Ok, voi a casa fatelo riposare perché poco vi costa, nel frattempo accendete il forno a 250 gradi, perché noi non abbiamo le fiamme vive, però cerchiamo magari di tenere il fuoco bello alto. Ok? Quindi infariniamo il nostro piano. Sì. E adesso andremo semplicemente a formare un rettangolo. Ecco, la forma, diciamo, classica della tarte flambée è un rettangolo. Potete fare più rettangoli, quindi potete dividere l'impasto e magari farne diversi. Potreste anche farla tonda, però la sua forma è proprio rettangolare. Ecco, voi capite quando vi dicono potete farlo in tutti i modi, ma fatelo così, punto. Esatto, io lo faccio così, lo fate così anche voi. No. Io vi sto dicendo com'è la versione originale, poi certo, insomma, poi, ovviamente. Ognuno poi lo può personalizzare anche nel condimento. Io vi do, diciamo, la ricetta tradizionale. Ma quando l'hai scoperta questa ricetta? C'è cioè, allora, qualcosa che hai scoperto recentemente oppure che fai da tempo? Tipo. Ma probabilmente l'avrò scoperta in qualche viaggio, l'avrò assaggiata. Poi di solito quando assaggio poi mi incuriosisco, mi informo, cerco, provo più ricette, perché magari la prima che trovo, che magari la trovi sotto la dicitura ricetta tradizionale, non mi convince, faccio delle variazioni, insomma
Mi piace provare, no, sperimentare. È giusto, perché molto spesso non si va a chiedere al cuoco o alla cuoca del ristorante dove si è mangiato un qualcosa, no? Magari non tutti hanno il coraggio di dire mi dà la ricetta, e non tutti magari i professionisti sono disposti a dare la propria ricetta. Soprattutto quello, non è che tutti ti danno poi le loro ricette tanto volentieri. Quindi scoprire anche come andare in internet a cercare la ricetta è importante, perché molto spesso si trovano il motore di ricerca trova delle informazioni che sono le più visitate, ma magari non sono proprio quelle più efficaci. Non sempre ci soddisfano, ma poi magari, esatto, si può partire da lì e poi, come dico sempre, ognuno poi lo aggiustano. Diciamo, a me piacerebbe più sottile, a me piacerebbe più croccante, io ci metterei più sale, io ci metterei più olio. Io userei un altro tipo di farina, sai che ribadisco sempre questa cosa. Anche qui non c'è una farina di forza, perché la nostra tarte non lieviterà. Quindi nessuno vi vieta di usare una farina integrale, una farina di farro, una farina di tipo 1. Insomma, usate la farina che avete a casa principalmente e che siete abituati ad utilizzare. Allora vedi, è un rettangolo, non sì, perfetto. Sì, beh, effettivamente, scusa, potevi fare anche un po' più regolare, insomma, signorina Sgarbossa, signora No, Sgarbossa. Ma è proprio, guarda, è proprio così. Ma andava vabbè, così e se così se avessi voluto l'avrei fatto più regolare, sì. Però ho proprio Senti, voluto. Tu sei una di quelle che accetta i commenti in cucina mentre stai cucinando, beh, potresti farlo così. No, non accetto i commenti, soprattutto una cosa che detesto, Leo, è che mi vengono a mescolare le pentole, ti potrei tagliare una mano, perché allora intanto così un po' ci si impiccia in cucina, sì, se si è più di uno, no? Poi pensano di darti una mano e cominciano ad alzare i coperchi, a mescolare, quando magari era proprio l'unica cosa che non bisognava fare, no? State attenti. A prendere avanti e indietro, no, assolutamente no. Ecco, quindi a me sai cosa mi richiama un po' questa ricetta? Sì. La Bella e la Bestia. Ah. Perché non so se ti ricordi, ma Belle viveva in questo villaggio, appunto, che potrebbe essere benissimo un villaggio austriaco piuttosto che un villaggio, sì, alsaziano, un villaggio dell'antica Francia, e suo papà faceva proprio il fornaio, quindi mi immagino che la gente andasse nel forno di Belle a prendere, e comprasse a prendere, una tarte flambée. Che bello, fatelo ai bambini raccontando la storia. Sì, possiamo chiamarlo la tarte flambée di Belle. Che bello, flambée di Belle, la tarte, uno ci mette 20 minuti a dirlo. Allora, adesso la andiamo a farcire. Esatto, allora, noi la farciremo sempre appunto in modo tradizionale e useremo la crème fraîche o panna acida, che semplicemente spalmeremo sopra. Vedete, anche qui è assolutamente facile. Se magari non siete abituati ad usare la panna acida, che adesso comunque si acquista in tutti i supermercati, uh-huh, appunto sotto il nome di crème fraîche o di panna acida, potete usare lo stracchino se vi piace di più. Più o meno l'effetto sarà lo stesso, quindi cremoso, leggermente acidulo, servirà più che altro, tu vedrai a fine cottura non lo vedremo nemmeno, servirà proprio a tenere morbido l'impasto e soprattutto da quel tocco francese, perché crème fraîche è vero. Tarte flambée direi certo, che... Non è che puoi dire tarte flambée ci metto lo squacquerone, che esatto, è un capolavoro. O il gorgonzola. Ecco. Mentre che adesso andiamo a fare un ricamo quasi. Adesso andiamo a fare una bella decorazione. E io ti voglio raccontare una cosa. Adesso io farò dei fiori di cipolla. E questi fiori di cipolla mi ricordano tantissimo delle amiche, che sono le sorelle Passera, che sono Gigi e Marisa, e che hanno proprio questa firma e sono i fiori fatti con la cipolla, perché poi loro i fiori li indossano. Io queste amiche le ho conosciute al WIF, Women in Food, sì, che non ti ho mai raccontato, ma è stato il forum delle donne del cibo che ha organizzato il Corriere della Sera. Ah, che meraviglia! A cui io ho avuto il grandissimo onore di partecipare. Questo forum ha riunito 60 donne del cibo, che non, sì, erano solo cuoche o pasticcere, ma erano scrittrici di cibo, giornaliste, tutto quello che riguardava appunto il mondo del food. Abbiamo fatto questo forum di 2 giorni in cui siamo state, è stato definito anche un mix di elementi reattivi che hanno creato veramente un'esplosione creativa. E io, Leo, sono stata anche premiata tra le 20 donne del cibo
Per il Corriere della Sera. Che meraviglia! Stato... Sì, molto. Eccolo, che bella questa cosa. Così è arrivata a sorpresa, bravissima. Grazie, la nostra Claudia, grazie. Guarda adesso come con quasi pazienza certosina. Cosa sono quelle cipolle? Questi sono cipolle e cipollotti, ma potete usare quello che avete. E adesso appunto, perché è una ricetta così semplice, ci possiamo anche permettere di sbizzarrirci, no? Proprio il tempo che si scalda il forno. Ah. A renderlo un quadro, a renderlo una torta botanica, definirei. La torta botanica, questa ce la segniamo, perché effettivamente è molto, molto interessante. Vedete come può essere anche un momento di relax per chi sta cucinando in casa, in un giorno che sia libero, per chi ha la passione di stare in cucina. È anche bello dire magari faccio una cosa semplice, buona, che mi servirà per una merenda, piuttosto che per un antipasto, sì, per un pranzo veloce così. E però nel frattempo mi dedico al piacere anche della decorazione. Sì. Quindi, hai detto giusto, la decorazione secondo me proprio è la fase più rilassante della cucina. È come quando impiatti, no? L'impiattamento, trovare la giusta proporzione, i colori, o anche quando metti gli ultimi dettagli sopra una torta, la frutta, dei fiori. È proprio un momento in cui tu dai proprio sfogo alla tua creatività. Anche perché quando fai la decorazione vuol dire che il piatto l'hai finito. Hai smesso, io arrivo sempre terra a terra. Adesso invece vi raccontiamo dell'altro, perché andiamo a sentire i contributi che abbiamo preparato con la dottoressa De Boni per quanto riguarda la corretta alimentazione. Cara dottoressa De Boni, Silvia De Boni, bentornata. Grazie. Ma soprattutto volevo io ritornare su un argomento che lei aveva già trattato riguardante il reflusso, la gastrito, comunque sì, la cattiva digestione, sì. Perché ci sono arrivate delle altre richieste di altri consigli su per quanto riguarda, diciamo così, la cena, no? Perché avevamo puntato il dito sul come comporre la nostra cena. Sì, che è il momento un po' più critico, come abbiamo detto l'altra volta. Allora, come ho detto, bisogna fare un pasto digeribile, una cena leggera. Quindi devo cercare di riempire a monte, quindi fare dei pasti, delle merende, in modo da non arrivare a fare una cena che sono affamatissimo, perché comunque la cena sarà composta da un piatto di verdura preferibilmente cotta, perché è più digeribile della verdura cruda, e è più facile da masticare e viene meglio accettata dallo stomaco, e poi da un piatto di carboidrati. Che può essere un piatto di riso all'olio, un piatto di riso con un po' di parmigiano, ma anche una pasta, un semolino, una polentina morbida con un po' di verdura. Cioè, sono tutti piatti che di solito sono utili proprio in questi casi. Poi, per esempio, un buono spuntino per chi soffre di gastrite, o la faccio mettere anche a colazione, è la banana. La banana ha la capacità di creare una specie di muco protettivo, perché la banana è un po', certo, è amidacea, è gelatinosa, ha tante sostanze positive, però bisogna farla un po' a crema perché viene digerita meglio, quindi schiacciata con un po' magari di limone e di acqua, e la si mangia come si mangia uno yogurt in pratica. Quindi la si aiuta a diventare questo involucro. Invece ci sono altri cibi che, per esempio, o bevande come il caffè, che io faccio proprio completamente eliminare in questo mese di reset, perché il caffè è aggressivo sulla mucosa gastrica, ti dà sempre la sensazione poi di vuoto. Vero. È vero, giusto? Io chiedo sempre, ma quando bevi il caffè dopo hai quella sensazione di vuoto e ti viene fame? Quella è iperacidità. E quindi vuol dire che non lo devi prendere. Lo spuntino deve essere uno spuntino secco, uno spuntino che assorba eventualmente gli acidi, non che vada a promuovere l'acidità. Stessa cosa con la mela.
la mela, tante volte quando uno mangia la mela mi dice ma dopo dottoressa mi viene una fame, perché c'è sempre questa iperacidità che un po' si scatena. La frutta è sempre da preferire cotta nel periodo appunto che stiamo parlando. Periodo non sempre, io sto parlando di un mesetto, di stare un po' in regola per riuscire a migliorare l'infiammazione a livello di stomaco, ecco. Poi ci sono purtroppo le sostanze che allentano il tono dello sfintere gastroesofageo, quelle purtroppo e quindi la cioccolata, la menta, queste cose qua, e quindi tutto il giorno sia il caffè che il tè, per esempio. Anche il tè non andrebbe tanto bene, invece va molto bene la camomilla. La camomilla è antinfiammatoria, va benissimo la camomilla, va benissimo se no anche un centrifugato di carote, è molto emoliente, solo carota con un po' di limone. Bene, grazie mille, siamo andati a completare questo argomento molto interessante. Noi torniamo in cucina con la dottoressa De Boni alla prossima puntata. Concludiamo la nostra tarte flambée, giusto? Ho detto giusto, perché sono un po' di pronuncia corretta, almeno che io impari qualcosa. Io il francese non lo so, perché io con lo spagnolo non riesco tanto. Però andiamo a concludere, perché ci sono gli sfilacci da mettere. Esatto, quindi il tocco finale, diciamo, proprio che arricchirà questa ricetta, sarà proprio lo sfilaccio di cavallo, che andrà a dare quel suo gusto proprio sapido, e renderà ancora più sfiziosa questa ricetta, che avete visto bella ma molto molto semplice. Quindi adesso io apro la mia confezione. Sai che questi non hanno bisogno di cottura. Senti che profumo di affumicatura, secondo me sta benissimo con la cipolla e la crème fraîche. Guardate questi, che belli come fiori. Se fossero quasi pistilli di questi fiori, no? Mi ricorda un po' i pistilli dello zafferano, perché i fiori dello zafferano poi sono viola. È vero, ma immagina che ne so, in un prato, no? Il vento che sposta il fiore, le cose, che poesia. Bellissimo, un'immagine veramente poetica, ma secondo me io e te siamo poesia. Sì, è vero, guarda, io concordo. Allora, prima di immergermi totalmente nella poesia, volevo dire quanto è stato in forno la tarte. Quindi... Esatto, non l'abbiamo detto prima, la tarte è stata a 250 gradi, appunto fiammeggiante, per 15 minuti, pochissimo. Ok. Quindi veramente all'ultimo minuto avete gente a cena, impastate in 224 e voilà! Che meraviglia, bellissima la nostra tarte flambée. Adesso andiamo a sentire qual è il consiglio per quanto riguarda l'abbinamento col vino dagli amici di Ice Veneto e poi torniamo in cucina. Ecco, noi oggi siamo tornati nel nostro angolo degli abbinamenti e abbiamo con noi ancora Lorena Ceolin, che con tutta la sua professionalità ci spiegherà qual è l'abbinamento migliore per il piatto che abbiamo preparato. Io ho preparato una tarte flambée. La tarte flambée è una focaccia non lievitata, è condita con della panna acida, delle cipolle rosse, l'abbiamo finita con degli sfilacci di cavallo. Insomma, diciamo bella importante. Esatto, hai utilizzato proprio il termine giusto. E tanti ingredienti, e tanti aromi e quindi aromaticità nel piatto, direi. Quindi un abbinamento per concordanza con l'intensità gusto-olfattiva che quindi avvertiremo a livello gustativo. Ho pensato di portarti un vino rosa e pensa, il rosa con cui viene descritto, che è appunto rosa cerasuolo, dà anche il nome a questo vino, e che è appunto un cerasuolo d'Abruzzo. E il nome del vino poi è proprio Edos, viene prodotto dalla cantina Tollo, e l'annata che stiamo degustando è la 2020. E quindi vivacità di colore e profumi che ci ricorda e piccoli frutti, lampone, ribes, un tocco floreale molto molto delicato, elegante nel suo profilo olfattivo. E come facciamo a ottenere questo colore rosato? Ecco, la macerazione sulle bucce è molto breve, dura per qualche ora e ci permette di avere questa splendida sfumatura di rosa cerasuolo. Lo assaggiamo.
e questa perfetta intensità gustativa che mi fa comprendere l'importanza gustativa di questo vino rosa va perfettamente a combaciare con l'aromaticità del piatto che abbiamo. Le uve da cui proviene questo rosato sono uve di Montepulciano, questa è la varietà che viene utilizzata. Beh, che il colore assomiglia un po' alle cipolle che ho utilizzato io non credo sia casuale. No, assolutamente. Io vado a cucinare un altro piatto e ci vediamo dopo. Grazie. Cin cin. Cin. Abbiamo archiviato la prima ricetta, ovvero la tarte flambée, buonissima. Avete visto che belli i fiori con la cipolla, col cipollotto, veramente brava, brava Claudia. Adesso invece è il momento di fare un dolce, il dolce che avevi già promesso, questo semifreddo buonissimo al, cos'era, con le frutti yogurt rossi? Yogurt e frutti rossi. Yogurt greco. Sì. Ecco, perché poi capiremo anche la differenza tra lo yogurt greco, lo yogurt classico, lo yogurt tradizionale. Sono vari tipi di yogurt, ma adesso andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa ricetta. Allora, semifreddo allo yogurt e frutti rossi, 250 g di panna fresca, partiamo da qua. Un cucchiaio di zucchero a velo, 500 g di yogurt greco, che si dovrebbe dire alla greca in realtà, 170 g di latte condensato, 180 g di lamponi e zucchero quanto basta. Ecco, già qua io ho una cosa da chiederti, perché di solito lo zucchero è tutto pesato, tutto preciso, perché quanto basta? Allora, in questo semifreddo intanto voglio che proprio spicchi la parte un po' acidula, perché deve dare freschezza, deve lavarti la bocca, è proprio un dolce da fine pasto, anche una cena o un pranzo impegnativi, anche non lo so quando si è mangiato del pesce che è difficilissimo abbinarci un dolce, questo è proprio quel tipo di dolce che ti lascia una sensazione piacevole, anche quasi di digestione, di freschezza, e quindi se diventa troppo dolce e stucchevole non ha più quella piacevolezza. Cioè, immaginate, per farvi un esempio, una bella porzione di lasagna con bis come primo, un secondo, che ne so, magari un pollo, un arrosto, il tacchino ripieno, sì, della zia Pina che c'è sempre, tutto quanto, alla fine volete qualcosa di leggero. Non ti mangi una pastiera, voglio ecco, dire, come diciamo, quindi sempre hai bisogno di questo semifreddo. Allora io per prima cosa metto a appena appena cuocere i frutti rossi e qui lo zucchero è QB, io ne metto veramente poco perché avremo già il latte condensato. La frutta ha comunque la sua dolcezza e non voglio che diventi una torta troppo dolce, un semifreddo troppo dolce. Sì, è vero, perché anche i semifreddi, se sono troppo dolci, diventano stucchevoli, poi un po' nausea, no? In generale il dolce, se è troppo dolce, non ti invita a mangiarne ancora. Invece così tu vedrai la fettina, una fettina non sarà sufficiente. Lo ammetti, mentre questi appunto si caramellizzano, ma nemmeno, appassiscono appena, buttano fuori il loro sciroppo, il profumo dei lamponi poi è delizioso. E noi intanto iniziamo proprio a fare il nostro semifreddo. Tu sai che il latte condensato è la base ideale per fare il gelato in casa senza gelatiera. Ah, non lo sapevo. Perché ha questa componente cremosa, eccetera, che aiuta a rendere questa consistenza, quando la metteremo in frigo, non congelata, ma rimarrà cremosa. Io quindi sapevo che il latte condensato era la base per gli spuntini veloci, cioè apri il frigo, prendi il tubo, lo spari in bocca direttamente. Perché è super energetico, faceva parte anche dei kit per i soldati, perché ovviamente dà tantissima energia. In realtà nasce per essere diluito e creare poi però del latte. Che buono così, assolutamente. È un po' come la panna sparata direttamente. Sì. In Messico si usa tantissimo per moltissimi dolci, ma avremo modo di provarli. Monto la panna, Leo. Allora, mentre tu monti la panna, vi abbiamo anticipato il discorso della, diciamo così, dello yogurt greco, no? E la differenza che c'è. Allora, innanzitutto, lo yogurt greco, come lo immaginiamo adesso, bisognerebbe chiamarlo yogurt alla greca e non greco, perché non è greco. Cioè, anzi, lo yogurt così sarebbe più bulgaro che greco ed è prodotto, tra l'altro, è cominciato a essere prodotto principalmente negli Stati Uniti, quindi in realtà è fatto nella modalità greca, ma non è assolutamente la provenienza greca, questo è fondamentale. Ma
Io non sapevo, ci sono tre tipi di yogurt. Uno è lo yogurt alla greca o greco, insomma, diciamo come viene detto più spesso. Poi c'è lo yogurt comune, quello, lo yogurt classico, quello alla frutta, oppure che quello senza frutta, ma comunque che è leggermente dolcificato e con l'aggiunta di panna. E poi c'è lo yogurt tradizionale. Per yogurt tradizionale si intende quello che viene fatto in casa, quando uno latte col fermento lattico vivo e se lo fa in casa. Allora, lo yogurt alla greca è molto simile a quello tradizionale, cioè quello che fate in casa, mentre quello classico ha un procedimento in meno, oltre alla panna e allo zucchero. Qual è questo procedimento? Praticamente lo yogurt classico, che trovate comunemente insomma, al supermercato, ha due filtrazioni, mentre lo yogurt alla greca, come quello tradizionale che si fa insomma, a casa, ne ha tre. Quindi lì si va a togliere tantissimo sodio con la terza filtrazione. Quindi perché si consiglia nelle diete o per bilanciare determinati apporti nutrizionali? Perché lo yogurt alla greca con questa terza filtrazione perde sodio, perde anche parte dello zucchero, comunque dei grassi, e però mantiene le proteine, quindi è da qui il fatto che adesso sta prendendo più piede, insomma con una coscienza diversa sull'alimentazione. È ovvio che lo yogurt normale, classico, è buonissimo e quindi non fa assolutamente male, è solo per capire la differenza, mantenendo lo yogurt greco la caratteristica acidula proprio dello yogurt tradizionale. Perfetto. Allora noi togliamo i lamponi dal fuoco, che così perdono un po' di temperatura. Adesso noi ovviamente accorceremo un pochino i tempi. A casa fate raffreddare i lamponi, sì. Quindi è la prima cosa che dovete fare, i lamponi li fate raffreddare, montate la panna ben fredda e mescoliamo lo zucchero a velo con latte condensato. Scusami, il latte condensato con lo yogurt greco. Okay. Stavo guardando lo zucchero a velo che adesso lo aggiungerò alla panna quando finisco di montarla. Anche qui lo zucchero a velo lo aggiungete la prima volta perché ve lo dico io. Poi però no, scherzi a parte, poi valutate voi, perché se lo trovate ancora dolce lo zucchero a velo potete tranquillamente ometterlo. Ma quindi non serve, che ne so, per montare di più la panna, per dare no. una consistenza diversa, è solo il zuccherarlo in modo amabile, perché poi lo zucchero a velo. Esatto, per appunto perché abbiamo lo yogurt alla greca che è già aspro e abbiamo comunque i frutti rossi che hanno una certa acidità, però abbiamo anche la dolcezza del latte condensato. Ho scelto questa tipologia di yogurt, non te l'ho precisato prima, perché è più compatto e mi serve che l'impasto abbia una certa compattezza. Dammi altri 2 secondi per finire di montare la panna. Ma infatti anche il discorso della compattezza, come diceva Claudia adesso, è proprio il fatto che è dato dalla lavorazione, quindi viene tolto, oltre al sodio, oltre alla parte più grassa, anche la parte acquosa, e quindi questo è il risultato. La cosa particolare è che questo procedimento che differenzia lo yogurt alla greca dall'altro yogurt è proprio è molto lento, quindi ci vuole più tempo, perché proprio deve essere passato in modo da avere tutta l'acqua via. Da essere più asciutto, più... Assolutamente sì. Ed è anche molto utilizzato in preparazioni non dolci, voglio dire. Assolutamente, quello sì, però è lo stesso procedimento che si usa col formaggio, per esempio. Quando si deve andare a creare un formaggio che dovrà essere stagionato di più, quindi più asciutto, tutto quanto, si creano più filtrazioni. Benissimo. Panna montata. Panna montata. Più ferma è meglio, eh? E adesso ci aggiungiamo, praticamente amalgamiamo queste due cose, queste tre cose, lo yogurt, il latte condensato e la panna. E creiamo praticamente la base del nostro semifreddo. Ho usato i frutti rossi e potete usare la frutta che volete, chiaramente. Quindi si può usare, che ne so, si può fare anche con un ananas, con le pesche. Sì, assolutamente, con la frutta di stagione, con la frutta che vi piace di più, con la frutta che trovate. Allora, i frutti di bosco, diciamo intesa come lamponi, ribes, mirtilli, more, sono molto delicate. Vi sarà capitato di comprarle quando è ora di utilizzarle, non sono più buone. Io vi consiglio di metterle in freezer. Ah, ah
sì, si mantengono. Manterranno bene il colore, manterranno praticamente intatte le loro proprietà, anzi il colore risulterà molto più vivo quando lo tirerete fuori e secondo me sono perfette se dovete decorare una torta. E quando saranno a temperatura ambiente, dopo pochissimi minuti saranno completamente rigenerate, saranno come fresche. Quindi piuttosto di rischiare di buttarle, no, assolutamente. Se non siete certi di utilizzarle subito, mettetele in congelatore. Qua un altro piccolo trucchetto. L'impasto, diciamo la crema, va fatta riposare 10 minuti in freezer. Ah, in freezer, direttamente? Sì, direttamente in freezer, in modo tale che si compatterà ulteriormente, non farà in tempo a congelare, però risulterà più compatta. Noi saltiamo questo passaggio, perché ovviamente non abbiamo il tempo, ma voi fatelo, quindi segnatevi. Questo è fondamentale. 10 minuti in freezer, dopodiché si toglie e appena tolta dal freezer si va a mettere nello stampo. Esatto, metà lo verseremo nello stampo, lo adagiate bene, che questa sarà praticamente la parte sopra del vostro semifreddo, perché poi ovviamente lo gireremo. Ah, ok, è vero, okay. Bisogna ragionare un po' al contrario tante volte. Sì, perché qui abbiamo rivestito uno stampo da plum cake con della pellicola ad uso alimentare, molto importante. E lo stampo da plum cake perché mi piace l'idea del semifreddo a mattonella. Ah, quello che si taglia a fettine. Esatto, perché bello. Poi vedrai che tagliando la fetta risulterà questo cuore rosso che avrà un effetto cromatico bellissimo. E tu sai quanto io ci tengo a queste cose. Sì, quindi vero. La forma qui è voluta, però se non avete uno stampo da plum cake, usatelo tranquillamente con un altro stampo. Ah, quindi tu metti qui al centro. Metto al centro, questi sono caldi e quindi magari sprofonderanno un pochino di più. Però quando saranno freddi poi rimarranno in superficie, praticamente diventeranno, anche lo sciroppino, mi raccomando, diventeranno il cuore del vostro semifreddo, quindi secondo me importantissimi e molto belli, soprattutto da vedere. Adesso non facciamo altro. Allora, altra regola da ricordare è il fatto che il mirtillo o la frutta, insomma quello che scegliete di mettere come cuore di questo semifreddo, la cosa importante è che siano a temperatura ambiente, sì, perché esatto. Altrimenti proprio vanno in profondità e quindi smontano la panna. Comunque sai, è un impasto freddo che abbiamo messo in freezer, sarà sicuramente più compatto, però è meglio che tutto quello che viene poi composto sia freddo, almeno a temperatura ambiente. Senti, ma questo procedimento di premettere in freezer prima di mettere nello stampo si può usare anche con altre preparazioni? Può essere una cosa utile se si fanno... È una cosa che si fa sempre quando si fa il gelato fatto in casa senza gelatiera. Ok. Allora, quando ti spiegavo che appunto latte condensato è alla base di questo tipo di preparazione, noi faremo il nostro gelato, il gusto che ci piace di più, utilizzando sempre panna e latte condensato. Verrà messo in freezer per qualche ora e poi verrà mescolato ogni tanto, in modo tale che diventiamo noi una gelatiera. Quindi daremo questo, diciamo, cremosità graduale, cioè si congelerà graduatamente facendo rimanere il nostro gelato, perché poi alla fine il semifreddo quello è, sì, cremoso. Abbiamo messo la restante crema, sì, a coprire e adesso semplicemente deve andare in freezer per almeno 4-6 ore. Che bene, lo copriamo o lo lasciamo così? Lo lasciamo così, io con un po' di pellicola sopra, dipende sempre il tipo di congelatore che avete, di freezer che avete, potete lasciarlo anche tutta una notte, consiglio sempre di farlo il giorno prima. Che bontà, perfetto, allora andiamo un attimo, vi lasciamo un attimo di pubblicità mentre tu metti lo scrigno magico nel freezer e poi torniamo e vediamo ovviamente il prodotto finito. Ritorniamo per vedere il semifreddo finito, concluso. Noi ovviamente ne avevamo uno già preparato, perché certo, aspettare 8 ore sarebbe stato bello fare due chiacchiere insieme. Così, decoriamolo, guardate che bello. Con l'effetto... vedete la nostra mattonella con l'effetto un po' marmorizzato, ma il vero effetto sarà proprio all'interno. Quindi adesso io questi fruttini,
come ti dicevo, che tengo in freezer normalmente, che così ce li ho anche sempre pronti. Tra l'altro ho scoperto questa cosa, se mettete in freezer i frutti rossi, anche i ribes per esempio, dove non dovete più staccarli dal rametto, perché il rametto congelandosi si stacca automaticamente. Sì, perché ovviamente si secca, no? Si indurisce leggermente. E quindi vi evitate quella... Sì, magari anche quando poi il rametto lo vorreste, non ce l'avete. Okay. Quindi adesso... No, perché magari uno mette in freezer la decorazione con la ribes da mettere, che ne so, su un bicchiere, e sappiate che insomma il gambo... Si separa. Sì, assolutamente. Che bello! Ecco, qui magari poi se avete qualche rametto di menta, di qualche foglia di menta, vi fa anche un po' l'effetto ghirlanda, noi non lo avevamo e quindi non lo usiamo, e però tutta la frutta poi sarà all'interno. Vorresti anche vedere una fettina, Leo? Un po' sì. Sai che stavo pensando che potrebbe essere una bella chiusura per veramente un pranzo, una cena di Natale, per esempio, no? Pensando alla ghirlanda, pensando alla menta, i colori sono quelli. Sì, perché guarda, bene. Ti faccio vedere un po' di verde. Noi adesso qua abbiamo del rosmarino, ma... Perché no, voglio dire, è comunque commestibile, è buono, è una cosa che abbiamo sempre nel balcone, per darti proprio l'idea quasi di agrifoglio, non lo so, mi ricorda un po' una cosa così. Vedi già come cambia? È vero, cambia completamente. Io però voglio vedere la fetta, voglio vedere la fetta. Allora adesso facciamo una bella fettina centrale, che così troviamo il ripieno. Questo è molto freddo, sai, ve lo tirerete fuori qualche minuto dai, prima. Dai, forza! Eccolo là! Eccolo qua! La vedi il cuore rosso? Quindi tutti i nostri lamponi sono finiti all'interno e poi li troveremo appunto gustando questo fresco dessert. Che meraviglia! Buonissimo! Tra l'altro non ci può mettere anche un topping, uno sciroppo sopra. Sì, ma già guarda, man mano che tu li impiatterai, mi trai nei piatti, e i frutti che sono dentro e lo sciroppo poi che li avvolge, si scioglierà leggermente, tu nel cucchiaio ti troverai proprio quella sensazione di topping. Mamma mia, adesso andiamo a sentire qual è la proposta degli amici sommelier di Ice Veneto per quanto riguarda il vino, così completiamo la meraviglia del dessert. Eccomi di nuovo da te, Lorena. Io ho preparato nel frattempo un semifreddo allo yogurt con un cuore di frutti rossi. Quindi praticamente è un dessert fresco, anche un po' acidulo, che invita proprio a finire il pasto in modo degno. Ottimo, spero ne rimanga un pezzettino poi per poterlo abbinare realmente con questo calice che invece io ti ho portato. E ti ho portato un ricciotto di Soave, e l'azienda che lo produce si chiama Rocca Sveva, e l'abbinamento ovviamente avviene per concordanza, quindi abbiamo il dessert, il dolce preparato oggi, abbinato con un vino dolce. Grappoli di garganega che vengono raccolti rigorosamente a mano per andare proprio a fare la cernita dei migliori grappoli che poi verranno posti in appassimento. Appassimento che porterà alla disidratazione dell'acino e che conferirà poi questo colore splendido che ha una sfumatura che vira dal topazio all'ambra e che ci regala a livello olfattivo delle sensazioni di frutta disidratata, l'albicocca, e anche degli accenni quasi di uva passa, di leggerissimo fico secco, la nocciola tostata, molto molto accattivante. Lo assaggiamo. La sua piacevole dolcezza, dotazione zuccherina, si contrappone con questa altrettanto gradevole freschezza gustativa, acidità che sostiene il sorso e che lo rende particolarmente gradevole e interessante nell'abbinamento. Si tratta di un vino che troviamo all'interno della nostra guida, la guida Vinezia, che troverete all'interno del nostro sito iceveneto.it e che vi suggerisco di consultare sia per le recensioni dei vini e anche per gli abbinamenti che vengono consigliati. Beh, non avrei saputo cosa abbinare ad un gelato e ora me l'hai insegnato tu. Grazie mille, io torno da Leo.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Queste sono le due ricette che noi abbiamo preparato oggi, che vi consiglio, perché ovviamente abbiamo assaggiato qua e là qualcosa nel frattempo, delle preparazioni che nel frattempo sono andate, è veramente buonissimo. Tra l'altro il semifreddo fa una figura pazzesca, sì. Proprio bello da vedere. Direi minima fatica e massima resa, perché se tu poi pensa a portare anche un dolce così, che è facilmente trasportabile, Leo, perché è congelato, tu lo tieni dentro il tuo stampo, lo porti a casa di amici, intanto rimane in freezer, tiratelo fuori 5-10 minuti prima di servirlo, perché non deve essere proprio durissimo. Noi adesso abbiamo anche un po' faticato a tagliarlo prima perché era troppo congelato, visti i tempi. Voi invece a casa, quando è leggermente cremoso, poi comunque porzionato, diventerà, si scioglierà ancora un pochino e sarà perfetto. Invece la tarte flambée vi consiglio di servirla calda. Sarà croccante, però la parte centrale rimarrà morbida perché avrà assorbito tutta quella crème fraîche. E poi la cipolla con la sua, sì, acquetta buonissima. E i nostri sfilacci che gli daranno quel tocco appunto di sapido, di affumicato, che renderà il tutto veramente delizioso. Allora io lancio una sfida per voi a casa che ci state guardando. Allora, se vi vengono in mente delle tarte flambée con ingredienti diversi, provatele e poi ci dite, ovviamente ci mandate le vostre ricette alla nostra mail, che è duechiacchiere@telepadova.tv. Che dici? E noi ovviamente potremmo rifarle e provarle a nostra volta. Allora, vi salutiamo, è finito il tempo. Claudia Sgarbossa, Cloud in the Clouds, come sempre, Due Chiacchiere in Cucina. Ci ritroviamo alla prossima puntata. E buona tarte flambée a tutti. Thank you.